Allora, Clara Sassano, grazie Silvia. No, Clara figurati. Sassano è Demetra, Sì, Tigrana, che ci attivo. fa qua e cosa ha fatto? Grazie Clara. Se abbassi un po' il... brava, la telecamera ti Eccomi, vediamo. salve. Grazie, Buongiorno a grazie. tutti, buongiorno. Ecco, io sì, molto interessanti tutti gli interventi e è bello poi riuscire ad arrivare a avere un convegno, diciamo così, che riesce a sintetizzare poi il lavoro impegnativo anche che è stato fatto da tutti negli ultimi 3 anni. Allora, noi siamo sicuramente l'intervento meno tecnico perché seguiamo all'interno del TO, abbiamo seguito la parte forse un pochino più noiosa, direi, posso usare questo termine, che è diciamo, la parte un pochino più finanziaria amministrativa, eh? E quando 3 anni fa, sì, 3 anni fa ci avete coinvolto in questo progetto, per noi è stata uno stimolo molto interessante, sia per la partecipazione di soggetti diversi e proprio lo stimolo a mettere insieme, a cercare di aiutare e collaborare con ARAT per creare diciamo, studio che anche se, come avete detto anche gli altri relatori, non ha un'innovazione specifica, però porta ad avere degli spunti di collaborazione molto importanti. Noi siamo uno studio di consulenza e abbiamo un'esperienza in progettazione europea e in valutazione dei progetti, diciamo più sulla parte di coordinamento amministrativo. Quindi il nostro ruolo è stato quello di affiancare ARAT nella preparazione della documentazione tecnica amministrativa necessaria per il buon funzionamento del progetto. Devo dire che tutti i partner sono stati molto collaborativi anche da questo aspetto, quindi grande professionalità sia da un punto di vista tecnico, come diciamo, abbiamo visto dai risultati, che anche amministrativo, posso dire, fare questa diciamo, affermazione. E abbiamo appunto dato un sostegno nella parte di animazione e coordinamento, diciamo, rimodulazione di alcuni aspetti che sono stati necessari per la situazione pandemica che c'è stata proprio nel pieno, diciamo, di svolgimento del progetto. Ci siamo trovati in questa fase, come avete detto prima, non è stata potuta. Non è stata attivata poi la misura delle visite aziendali e abbiamo dovuto in qualche modo rimodulare anche gli incontri diciamo, con gli altri GO, quindi cercare di trovare delle alternative al coordinamento con tutta la rete PEI-AGRI. Questo è stato fatto cercando appunto di trovare delle alternative come sono appunto queste del collegamento online, però ci hanno dato una possibilità in più di allargare l'orizzonte delle nostre attività. Quindi questo è stato, da un punto di vista limitativo, ma dall'altro ci ha dato la possibilità di trovare nuove alternative. E nella fase finale affianchiamo i partner nella rendicontazione finale, quindi per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica amministrativa che è necessaria per la parte finale di rendicontazione. Sì, il mio intervento magari è un pochino più limitato e breve degli altri, però questo sicuramente esprimo diciamo, tutta la mia ringraziamento a tutti i partner per farci partecipi appunto di questo gruppo operativo. Bene, grazie Clara. Beh, è chiaro, il compito di Demetra sì, è vero, è quello un po' È sempre più, un po' più ostico. un po' più ostico, meno zootecnico Esatto. sicuramente, è proprio un compito di coordinamento amministrativo, sia nella fase di animazione dei partner, ma soprattutto del rapporto con i sistemi amministrativi, quindi la DUA, Artea, i contratti, la rendicontazione.
gli stati di avanzamento. Insomma, per noi è stata una garanzia di una tranquillità, di correttezza formale, perché insomma la burocrazia ha le proprie regole e lavorare in campagna non è sufficiente se non poi riusciamo a dimostrare quello che abbiamo fatto anche dal punto di vista contabile. E non è sufficiente avere una correttezza contabile, ma dobbiamo averla anche conforme alle regole della pubblica amministrazione. Certo. E su questo non abbiamo dubbi di riuscire poi a rendicontare effettivamente i costi sostenuti e ottenere i contributi concessi. Mm-hmm.